Salve, oggi voglio parlare di una raccolta che ho creato l'estate scorsa, più o meno di questo periodo, e che mi hanno anche pubblicato su Domus. Ho creato 8 immagini dei famosi architetti visionari, diciamo così, Bollée e Ledoux. Essendo io architetto, mi hanno sempre affascinato queste immagini. E effettivamente non ne ho mai trovati rendering in rete, tranne qualche video abbastanza spartano, anche qualche render molto semplice. E quindi ovviamente ho pensato, ma perché non le ricostruisco? Cercando di rendere comunque quell'atmosfera quasi onirica, quei cieli plumbei, perché secondo me sono grandiose queste architetture. E infatti andiamo a vedere un poco quali sono le 8 immagini che ho creato. Ecco qui, quindi casa del taglialegna, questa qui, vero? Questo qua è famosissimo. Un altro, un cenotafio. Questo è quello più famoso. Ah, questa è l'immagine che mi piace di più come luce. Qui ovviamente ho cambiato qualcosa. Diciamo che il gioco era riprendere l'immagine famosa della biblioteca e dargli un. Sarà che mi sarò fatto forse influenzare da Odissea nello spazio, ovviamente, ma era bello giocare con questi contrasti e mettendo un computer comunque dall'atmosfera molto retro, ovviamente. Poi un arredo classico con dei toni però un po' stranianti rispetto a quell'epoca, il tutto inserito poi nella biblioteca famosa. Ecco qua. Proprio dei paesaggi desolati, fuori dal mondo, fuori dal tempo per certi versi, con delle misure sovraumane. In un'architettura del genere ci vedrei tranquillamente una scenografia per un racconto di Kafka. Secondo me queste architetture sono perfettamente coerenti con quell'atmosfera metafisica, allucinata e al di fuori del mondo dei racconti di Kafka. Allora, diamo un attimo, diamo un po' uno sguardo all'ambiente di lavoro di questo render. Ovviamente la struttura in sé è molto banale. Qui ho usato semplicemente un ray cutter per pigrizia, per aprire i buchi, queste aperture. La cosa più interessante qui è il terreno. Questi qua, gli alberi ovviamente sono dei banalissimi proxy. Vediamo un attimo invece. Allora, qui, Forest Pack. Ho inserito l'erba, un'erba di default. Questa, la strada senza erba, l'ho data usando uno spline che mi fungesse da confine per l'erba. Nascondiamo un attimo questo. Vediamo il terreno invece. Per il terreno mi sono limitato ad usare un displacement con varie mappe poi. Allora, ecco, sta renderizzando, stava un attimo, stava caricando le texture. Quindi andiamo a vedere il materiale che ho usato per il terreno. Allora, c'è diffuse, normalissima mappa con un po' d'erba e un po' di terra. Dato che il terreno doveva essere, secondo me, abbastanza umido, ho dato questa mappa nel canale delle riflessioni al 10%, sì, e poi un tono, un grigio generale per dare delle riflessioni omogenee. Il glossy 0,8 e non ho toccato il Fresnel. Poi un po' di Reflect Glossy. Bump, vediamo un po'. Sì, la stessa mappa. E quindi alla fine, il segreto qui più che altro è stato il Displace e una buona mappa diffuse. Quindi, Night All.
Vediamo un po' questo pezzettino di render. E la cosa per quanto mi riguarda importante sono i vari render elements. Questi qua sono quelli che solitamente in te metto di default, per esempio bump normal, qua è difficile che io la usi, ma più che altro questa è una sorta di template, cioè una sorta di, sono i miei valori standard, sono i vari render element standard che utilizzo. Nell'extra text c'è ovviamente una pure dirty, che è fondamentale secondo me in generale, perché il dirty è importante perché mette in relazione oggetti, cioè nei punti in cui gli oggetti si toccano succede sempre qualcosa. E qui ho, ovviamente per quanto riguarda la diffuse della struttura, ho usato un semplicissimo tile, qui non c'è niente di particolare. Un tile, vediamo un poco questa. Ho preso una mappacemento una mappacemento dalla rete e l'ho usata nel tile. Ho dato anche un po' di riflessi, semplicemente con la mappa, il 40% e un glossy. E un minimo di bump, sia col tile che col cemento. Beh, di per sé non è niente di complesso l'ambiente di lavoro. Più che altro ho dovuto solo ragionare sul terreno. Il resto è qualcosa di routine. Diamo uno sguardo adesso alla post-produzione. Questa è l'immagine finale. Vediamo un po' i vari passaggi per arrivare fino a questa immagine. Allora, questo è il render grezzo, orrendo rispetto all'immagine finale, fa quasi impressione. Il discorso che faccio sempre è che per quanto mi riguarda la post-produzione è un po' come dipingere. Io punto molto sui render elements, infatti ne creo molti. Quello che mi interessa quando faccio un render non è tanto la resa fotorealistica del render in sé, ma l'avere comunque i vari elementi ben resi dal punto di vista, diciamo così, fisico. Che voglio dire? Voglio dire che comunque questo terreno, per esempio, anche se è ancora finto, c'è tutto per qui. Ci sono le pietre, c'è la zona centrale che è meno battuta dai passi, c'è il passaggio tra la zona del verde, il fango e la terra che deriva dal fatto che le persone ci camminano, quindi qui c'è tutto, così come c'è tutto anche nelle texture. Torniamo un attimo, 75 per, no, facciamo 50% così possiamo vedere tutto, 40%. E quindi cominciamo a vedere i vari passaggi. Prima cosa, ho aumentato leggermente l'esposizione. Quindi riflessi. Anche questo è preso dai render elements, ovviamente. Qui che cosa ho fatto? Ho tolto un po' la parte scura del canale dei riflessi. Una passata di texture. Le ombre. Ecco, già l'immagine comincia a prendere più carattere. Già si cominciano a differenziare comunque le zone più drammatiche, cioè quelle dove c'è la luce e quelle ovviamente più in ombra. Occlusion, vediamo un po', io ne ho dato il 20%, se ne avessi dato il 100%, ecco, quindi torniamo al 20% di occlusion. L'occlusion in questo caso mi serve proprio per marcare l'attacco a terra dell'architettura. Terreno, vivid light. E quindi anche qui ho preso di nuovo, questi pezzi sono semplicemente i pezzi di rendere che riguardano il terreno, e li ho fusi. Qui che cosa ho fatto? Qui devo dire la verità, mi pare che ho semplicemente preso un prato, vero? Fammi vedere un attimo. Allora, che cosa ho fatto qui? Ho preso una foto di un prato e
ho estrapolato solo quello che riguarda il canale alfa, diciamo così, del verde. Qui comincia ad esserci un po' di sfondo. Ho dato una leggera sfocatura allo sfondo. Ecco, l'attacco tra il nostro sfondo e il rendere è importantissimo. Meno luminoso. Poi ho dato il leggero tono azzurro che riguarda poi gli oggetti lontani. Ecco qui, un leggero effetto nebbiolina. Qui ho preso semplicemente una nebbia dalla rete e l'ho fusa. Ecco qui. Anche qui ho preso comunque un pezzo di verde dalla rete e ne ho fuso per giocare meglio su questo passaggio tra la zona piana e la collina. Ecco qui. Più che altro per dare un po' di, con la fusione Lighten, per dare quell'imperfezione che comunque sarebbe stato molto macchinoso ricreare con il render. E qui comincia il bello, un po' desaturato. Cielo. Già sta prendendo forma adesso l'immagine, è già molto più interessante, ovviamente, siamo a metà strada. Quindi, giocato con le curve del cielo per dare più contrasto e luminosità. Ed eccolo qui, chiuso questo. Chiuso il render. Poi continuiamo. Lo stambecco e anche qui adesso c'è un lavoro dietro che non è ovviamente il solo prendere l'immagine dello stambecco e poggiarla sul render, naturalmente. Ecco, ho dato un po' di luce che viene da questa parte e anche la gamba di dietro sotto la luce. Chiudiamo questo, un po' di effetto glow da sinistra. In teoria, nella realtà forse non ci sarebbe questo effetto perché la macchina fotografica virtuale non inquadra la fonte di luce, ma il metterlo vuol dire accentuare un poco, non solo accentuare la differenza tra la zona luminosa e quella scura, ma anche far capire all'osservatore da dove viene la luce. E qui un po' di sporco. Qua ho cercato una texture dello sporco in rete. Vediamo un attimo com'è questo. Ecco. Ah, sì, qua ho dovuto ripulire questa parte perché c'era un po' qualche errore nel tile di questi tagli. Nebbia accentuata dove il cielo si confonde praticamente con la montagna, quindi ho cominciato a fondere la parte di montagna con la parte del cielo. Nebbia in generale. Qui ho colorato l'immagine di sotto con Topaz. Poi. Un po' di contrasti, tonalità e saturazione, ho ridotto la saturazione. Ecco qui, ho aumentato il contrasto del cielo e i livelli. E questa è l'immagine finale. Spero che sia stato utile questo ulteriore tutorial e arrivederci. Spero al prossimo.